Che giornata, finalmente a casa, ma almeno ho convinto Ambra ad invitarmi da lei stasera. Tutto questo per ritrovarmi nella stessa casa con Nathaniel e i suoi genitori, così potrò valutare io stessa come vanno le cose da loro, visto che Nat non ha voluto dirmi nulla a riguardo. Preparo le mie cose e poi torno al liceo. Ambra mi aspetta davanti all'entrata. Mi accorgo a malincuore di avere un solo vecchio pigiama che tra l'altro ho dai tempi delle medie. Non esiste che lo metta per dormire da Ambra. Sono sicura che andrebbe a dirlo in giro. E gli altri sono tutti da lavare. Devo correre al negozio prima che chiuda. Infarti, mamma, sei tu mamma? No, ragazzi, no, ma voi mi volete. No, vabbè, ma cosa è diventata? No, vabbè, io preferisco la vecchia grafica. Mi sono presa un colpo, cioè, io non lo so. Come dici? Ah, cavolo, mamma, la vuoi smettere di entrare così senza bussare? Mi hai fatto prendere un colpo, vedi? Ma che se... No, vabbè, ragazzi, ma è Crudelia Demon, ma è bruttissima, non è mia mamma questa, non è mia mamma. Ho bussato, ma non rispondevi. Senti un po', non sono molto d'accordo col fatto che tu esca stasera. È la seconda volta che ce lo dici all'ultimo momento, come avevi fatto per il pigiama party a casa di Melody. Scusate, devo riprendermi un secondo. Ok, scusa, 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 non lo farò più, ma stavolta ho davvero bisogno di andare. Eh sì, bisogno, cioè volevo dire voglia di andare. Sono andata via di corsa per evitare che facesse altre domande. No, per evitare di guardarla ancora più che altro. No, vabbè, ragazzi, ma che colpi. Chissà mio padre allora com'è. Non ero ancora a conoscenza di questa nuova grafica, la sto conoscendo piano piano, a malincuore. Negozi, negozi, da quella parte. Ok, no, qua. Sono entrata in boutique. Almeno tu sei rimasta quella di una volta. Ciao Lady, che ci fai qui? Ciao, cercavo un pigiama. Un pigiama? Ma possibile che ti devo insegnare proprio tutto? Una ragazza dovrebbe portare un baby doll, non un pigiama. No, grazie, è per dormire da un'amica, quindi non ho bisogno di essere... Devi sempre essere elegante, mia cara. Elegante, tra virgolette. Immagina se stasera a casa di questa tua amica incontri l'uomo della tua vita. Rimpiangeresti di aver voluto un pigiama. Ma perché io e Rosa finiamo sempre a parlare di queste cose? Insomma, posso comprare quello per cui sono venuta o devi farmi una ramanzina per quello che indosso per dormire? Va bene come vuoi. Dunque, abbiamo due modelli molto carini in questo momento. Vieni, te li faccio vedere. Scusa, posso chiederti una cosa? Ma la boutique è di Light o è tua? Haha, mettiamola così. Ciò che è suo è anche mio. Va bene. Ecco i due modelli che vanno un sacco. Poi dipende sempre dai gusti. Io, ad esempio, non metterei mai una cosa del genere. Sei sicura che non vuoi vedere i baby doll? Rosa. Quanta indecenza. Ok, va bene. Allora quale preferisci? Vedi le tenute. Ok, e qui, come potete vedere, io ho sempre scelto questa. Non tanto per sbloccare l'illustrazione con Nathaniel, ma perché è più adatta a me, decisamente. Però questa volta prenderei questa. Sì. Perché poi si vedrà che Ambra ha lo stesso modello, però giallo, mi sembra, e quindi
si sbloccherà un discorso, ma non penso cambi più di tanto. Vabbè, prendiamo questo, proviamo. Grazie che me l'hai cambiato tutto e non devo intervenire io. È carino però. Bello, bello, ci piace. Ho avuto paura che tu prenda l'altro. Almeno così i danni sono minimi. Ah, ecco. Questo è un po' sexy, ma meno di un baby doll, è chiaro. E infatti io non sono per la versione sexy, per questo prendevo l'altro. Rosa. Non vedo perché dovrei mentirti, è per farti un favore dopo tutto. Guarda, non ho tempo per queste discussioni, sono già in ritardo. Ah, e dove vai di bello? Ah, non te l'ho detto, ma passo la serata a casa di Ambra. Che cosa? Diciamo che stiamo cercando di fare la pace. Bugiarda, mi nascondi qualcosa? Cosa stai architettando? Ma niente, ti giuro, vorrei solo che facessimo la pace per il bene di Nat. Come se a me fosse mai fregato qualcosa di Nat. Se, come no, ti conosco e so che non è vero, farei meglio a raccontarmi tutto domani a scuola, se sarò ancora viva. Ok, quindi torno a casa. Bello, mi piace il nuovo pigiama, mi piace un sacco. Vediamo, sono curiosa di vedere che cosa mi dirà Ambra. Sono tornata a casa per finire di prepararmi. Ambra mi ha detto che non sarebbe venuta a prendermi sotto casa, dice che il mio è un quartiere malfamato. Quante ne devo sopportare? Quindi ci vediamo davanti al liceo. Ok, qua iniziano i davanti e indietro. Ops, c'è Castiel. Ah, sei tu. Ciao, ma perché ho accettato questo maledetto patto con Ambra? Però adesso che sono invitata a casa sua, posso almeno smussare un po' gli angoli con Castiel. Credevo avessi detto che non mi avresti più rivolto la parola. Io, meglio che vada, alla fine non mi sento in vena di inventare scuse. Woff. Ah! Woff. Ho rischiato l'infarto, no, mia madre fa più paura sinceramente. Ma che fifona, guarda che ti ha semplicemente detto ciao. Sim avrebbe potuto saltarmi addosso, fa sempre il suo effetto quando abbaia, non è lui a farmi paura, ma tu. Io non mi ricordo che cosa ho fatto le altre volte. Sì, ma avrebbe potuto saltarmi addosso. Fa sempre il suo effetto quando abbaia, forse la seconda. Non è lui a farmi paura, ma tu. E se facessi l'ultima? Sì, ma avrebbe potuto saltarmi addosso, mi risponde sicuramente con le sue solite battute del cavolo. Ma che fifona, bla bla bla. Io provo con questa, tanto di te non me ne frega più niente. Non è lui a farmi paura, ma tu. Vediamo che dice. Ale, la barra che cala. Cosa? Io ho provato a rispondere con una battuta. Ma è vero che nella mia testa suonava meglio. Ok. Non era granché. Appunto, come non detto. Ma che ci fai qui? Sto andando al liceo. A quest'ora va bene che sei puntuale, ma stavolta sei davvero troppo in anticipo. Ci vado perché qualcuno mi aspetta lì davanti, ecco tutto. Ero ironico. E con chi ti vedi? Non ti riguarda. Oh, guarda che io ti rispondo quando mi fai tutte quelle tue stupide domande. Non sempre, caro mio. Allora vuoi sputare il rospo o no? Ok, devo raggiungere Ambra. Dormo da lei stasera. Lo sapevo, la faccia sconvolta. Vai a casa di quell'idiota di un delegato. Sì, vabbè, ci vado soprattutto per Ambra. Per Ambra? Che cosa stai complottando? Non vedo perché dovrei dirtelo. Aspetta un attimo, quindi il tra noi è tutto finito che mi hai detto a scuola c'entra con questa storia? Non mi va di parlarne.
sì. Per una volta che ero pronto ad ascoltarti. Va bene, io vado allora. Ti auguro buona serata. Ah, così. Liquidato in questo modo. Ok, allora. Passo di qua. Ho aspettato Ambra per mezz'ora davanti al liceo, ma lei non è venuta. Ma guarda questa! Se penso che per colpa sua mi sono messa contro Castiel, oh, sai che perdita. A questo punto me ne torno a casa. Mi serve un altro piano a questo punto. Povera me. Lady, mamma, per favore, smettila di piombare così all'improvviso. Te lo dico anch'io. Scusa, ma eri talmente persa nei tuoi pensieri. Era l'unico modo per farmi sentire. Ok. C'è una certa Ambra al telefono per te. Mia madre è uscita dalla camera e mi ha lasciato il telefono. Pronto? Ma dove cavolo sei? Sono ore che chiamo a casa tua per darti il mio indirizzo. Delle ore? Non esagerare. E poi chi ti ha dato il mio numero? Peggy ha rovistato nella sala professori e ha preso i numeri di tutti, quindi le ho solo chiesto di darmi gentilmente il tuo. A parte questo, non avevamo detto di vederci davanti al liceo. Sono rimasta lì davanti ad aspettarti per mezz'ora, ecco perché non potevo risponderti al telefono. Il fatto che ti permetta di venire a casa mia non vuol dire che ti renderò il compito facile. Ti ricordo che non siamo amiche io e te. Non abusare della mia pazienza, perché venire a casa mia è già una grande concessione. Non per quello che ci devo andare a fare. Parola mia, questa ragazza è senza speranze, per davvero. Capisco, puoi darmi il tuo indirizzo così la smettiamo? Ambra alla fine mi ha dato il suo indirizzo. E non dimenticare, un'invitata che si rispetti porta un regalo. Ok, messaggio ricevuto, farò meglio a uscire subito se devo anche comprarle un regalo. Ok, qui mi dice che devo andare al bazar. Vai al bazar a prendere un regalo per Ambra prima di prendere l'autobus. E me lo dà già? Ok. Stavo per dire che entrambe le volte che ho giocato questo episodio, sono andata qui e sono stata mezz'ora a perdere tempo perché non capivo. E quando in realtà intendeva questo bazar, però mi segna che l'ho già preso, non capisco perché. Boh, ok, va bene. E quindi torno qui, ok. Quindi se l'ho già preso, torno qui. No, non sto capendo. Ragazzi, allora vai al bazar a prendere un regalo per Ambra prima di prendere l'autobus. Ah, devo prendere l'autobus, ok. Mi sto perdendo. Qui? Sono arrivata alla fermata dell'autobus e ho seguito le indicazioni di Ambra. Il biglietto costa 10 dollari, ok. Mamma mia, che bella casa. Ho suonato e il cancello si è aperto. Sì, ma non ho capito perché. Cioè, dovevo andare al bazar a prendere le candele, ma me l'ha dato comunque, non so perché. Boh, vabbè. Lady, ma che succede? C'è un problema? Cerca di essere convincente, Lady, puoi farcela. Dopotutto, sei stata la protagonista della recita scolastica. Ambra non te l'ha detto? È stata lei a invitarmi a passare la notte qui. Abbiamo deciso di sotterrare l'ascia di guerra. Ma cosa? Ambra ha interrotto la conversazione
conversazione, spingendo suo fratello per mettersi davanti a lui. Ah, finalmente, tira fuori il regalo, dare le candele profumate. Eh sì, ma... mi è saltata quella parte. Niente di speciale, ma grazie lo stesso, non c'è di che. Ha buttato il regalo dietro di lei, fantastico. Vieni, ti faccio visitare la casa. Nathaniel ci ha guardato con gli occhi fuori dalle orbite mentre Ambra mi tirava per un braccio. Allora, questa è l'entrata, come avrai capito. Wow, eh sì. Chiudi quella bocca, sembri un pesce. L'entrata di casa tua è davvero impressionante. E non hai visto niente ancora, immagino. Facciamo prima il piano di sotto. Torniamo dopo per mangiare. Ma che bello che ci siano... Ma che bello che ci siano vetrate ovunque, è luminosissimo. Come al solito non hai notato la cosa più importante, il quadro è di un pittore molto famoso. Ah sì? E chi è il pittore? Sai, è quello... A cosa serve che ti dica il suo nome, se tanto non sai chi è? Sì, ammetti piuttosto che non hai idea di chi sia. In ogni caso vale una fortuna, immagino. Non credo che sia ciò che dà carattere alla stanza. Sei un caso disperato. Questo è il primo piano. C'è la mia camera, quella di Nat e il nostro bagno in comune. La scala che vedi porta alla suite dei nostri genitori e ovviamente non hai nessun diritto di andarci, capito? Ma perché mi hai preso? Per la curiosona che sei, come se volessi divertirmi a frugare nella stanza dei suoi genitori. Ok, andiamo qua. Immagino che questa sia la camera di Nat. Ambra mi ha tirato per un braccio. Non ti ho detto di andare da quella parte, accontentati di seguirmi. Ok. Andiamo qua. Nel bagno. Questo bagno è stupendo. Sì, io me ne sono innamorata la prima volta che l'ho visto. Se penso che dopo dovrò lavarmi nello stesso posto in cui tu sei passata, mi vengono i brividi, Madonna. Mi chiedo se riuscirò a non ucciderla prima di domani. E via con il razzismo. Camera di Ambra. Ed ecco la mia camera, niente male, vero? È davvero sfavillante, è davvero Barbie, più che altro. Molto di più, ti faccio notare che le lenzuola sono di seta, ti credo sulla parola. In ogni caso, adesso conosci la stanza più importante della casa, è davvero bella casa vostra. Su questo non si può dire niente. Non ti stancare senza motivo, te l'ho già detto, non siamo amiche. Ok, ho capito che la serata sarà lunga. Io continuo ad essere curiosa di sapere che cosa mi dice del pigiama. Vieni, muoviamoci, i miei sono rientrati, non dovremmo tardare a cenare. Dovermi ritrovare a cenare e discutere con i genitori di Nat e Ambra. Non mi fa certo impazzire come programma, ma non credo di avere altra scelta. Ok. Eccoci qua. Almeno voi non siete cambiati. I genitori di Nat non sembrano certo dei tipi facili. Coraggio, devo farcela. Buonasera, signorina. Lady, giusto? Sì, signora. Fa piacere vedere un'ospite diversa, per una volta. Siamo abituati a vedere solo Lee e Charlotte qui in giro. Non manca molto per la cena. A proposito, signorina, le piace l'astice? Assolutamente no. Per dirla tutta, io non l'ho mai mangiato l'astice. È un pesce, dovrebbe essere, penso.
Non tutti possono permettersi di comprare un pesce così raffinato, ma se non dovesse essere di suo gradimento, c'è sempre il contorno. Sarò lieta di assaggiarlo in ogni caso. Posso aiutarvi a preparare la tavola? Ma Nathaniel dov'è? Allora, avendo fatto l'episodio 2 volte, ho fatto entrambe le opzioni. E non cambia poi più di tanto. Posso aiutarvi a preparare la tavola? Facciamo gli indifferenti? Ma Nathaniel dov'è? E dovrebbero dirmi una cosa tipo, ma perché le interessa tanto? Appunto, perché sembra interessarle tanto? Io chiedevo solo. Credo che Nathaniel sia in camera sua. Le dispiacerebbe andare a chiamarlo? Deve apparecchiare ed è in ritardo. Deve davvero imparare il concetto di puntualità. Sì, va bene. Ho bussato sperando di non sbagliare stanza. Sì. Ciao Nat, ancora io. Ancora io. Chi l'avrebbe mai detto? Io che entro in camera di Natania. Sì, infatti. Allora, i tuoi genitori mi hanno detto di venire a chiamarti per preparare la tavola. Allora, la prima volta ho fatto la prima. Sicuramente. Perché la prima volta ho fatto un percorso, diciamo, abbastanza giusto, abbastanza normale. La seconda volta ho fatto allora. E mi ha detto, mi chiede, come mai questa cosa di Ambra. Che casualmente, stranamente, magicamente ho fatto pace con Ambra, che non le suona bene, ecco. E facciamo così. I tuoi genitori mi hanno detto di venire a chiamarti per preparare la tavola, troppo monotono. Allora, ecco, ho diritto di sapere cosa succede. No, mi spiace. Almeno sei stata chiara. Ah, ok. Nathaniel, vieni a preparare la tavola immediatamente. È la madre di Nathaniel. Sinceramente, sembra molto meno simpatica del marito. Devo scendere, faresti meglio a venire anche tu. Ok. Tanto comunque abbiamo già appurato che non mi interessa sbloccare l'immagine, anche perché con questo pigiama non si potrebbe. Oltre al fatto che l'ovometro con lui è a meno 30, però ok. Signorina, potrebbe passarmi le verdure se non le dispiace? Sembra teso il clima in questa casa, anche se la famiglia sembra teso il clima in questa casa, anche se la famiglia è riunita, non sembra che siano contenti di essere tutti insieme. Sì, certo. Aia. Qualcosa non va? Oh, niente di grave, ho solo sbattuto il piede contro il tavolo. Hihihi, invece è stata Ambra a schiacciarmi di proposito il piede. Bastarda. Ma insomma, figliolo, togli quel gomito dal tavolo. Scusami. Ambra invece invia tranquillamente degli SMS mentre si mangia e nessuno le dice niente. Per non parlare della maglietta che indossi, devi assolutamente comprarti dei vestiti nuovi. Sembri un clown così conciato. Sempre meglio di quando si metteva quella camicia ridicola. Mamma mia, ragazzi. Ambra, sei ancora troppo giovane per capire a che punto l'immagine di una persona sia importante. Ma imparo in fretta, perché credi che la moda mi interessi tanto? Brava mia cara, Ambra ha davvero il dono del darla sempre a bere ai suoi genitori.
Allora, Lady, cosa ne pensa dell'astice? Che è un massacro di massa, però vabbè, sono i miei pensieri. Delizioso, signore. Sì, come no. Se non ti piace, puoi dirlo, capito? È un piatto costoso e raffinato che non tutti apprezzano. Sarebbe un peccato sprecarlo. No, no, davvero, mi piace, grazie Ambra. Secondo lei i suoi crederanno che siamo davvero amiche se continua così? Ok, abbiamo finito il piatto in totale silenzio, poi siamo passati al dolce che Nathaniel ci ha servito. Sbam! Sembrava calmissimo, eppure ad un tratto il padre di Nathaniel ha sbattuto i pugni sul tavolo con forza. Nathaniel, sì? Quante volte ancora devo ripeterti che non devi dimenticare i cucchiaini quando apparecchi? Io. È già la seconda volta questa settimana. Mamma mia, perde i cucchiaini. Lo scusi, signorina, di solito mio figlio sa apparecchiare come si deve. Sì, ma non mi sembra il caso di sgridarlo per così poco, non fa niente. Allora, aspetta. Sì, ma non mi sembra il caso di sgridarlo per così poco. Lui mi dice: mi stai forse dicendo come educare mio figlio? E Ambra interviene dicendo: ma no, in realtà lei vive mangiando sul tavolino del salotto hamburger e patatine tutti i giorni, una cosa del genere, una cosa assurda. Non fa niente. Però è contro Nathaniel. Non fa niente, non mi dovrebbero dire niente. Facciamo non fa niente. Aspetta, lo scusi signorina di non riesco a parlare. Lo scusi signorina, di solito mio figlio sa apparecchiare come si deve. Sì, ma non mi sembra il caso di sgridarlo per così poco, non fa niente. Non fa niente. Sì, invece, un ragazzo ben educato deve conoscere un minimo l'arte di come apparecchiare la tavola. L'arte di apparecchiare, ma parla seriamente. Ecco, infatti, sto dialogo non me lo ricordavo. L'arte di apparecchiare, ma parla seriamente. Il momento del dolce è stato ancora peggio del resto della cena. Non vedevo l'ora che finisse. Lady, allora vieni, ma non sparecchiamo? Lo fa Nathaniel, sì, appunto, tanto noi dobbiamo parlare a quattro occhi. Tornate pure alle vostre occupazioni, ragazze. Nathaniel sembra davvero sconvolto, mi fa male al cuore vederlo così, eh sì. Dai, vieni, sono stata obbligata a seguire Ambra.